Dalla Sfera Grande in Piazzale della Libertà a Piazza del Popolo, dal Parco Naturale del Monte San Bartolo fino ai paesaggi, alle opere e ai monumenti principali della città, è stato dedicato a Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, il nuovo calendario dell'azienda Midor di Fermignano, che continua con questo progetto a valorizzare il territorio provinciale. Il primo volume è stato dedicato a Fermignano, che è la sede dell'azienda, poi siamo andati a Urbania e quest'anno il prossimo anno 2024, capitale della cultura Pesaro, e quindi con orgoglio e piacere abbiamo dedicato il calendario alla città di Pesaro. Poi il calendario ha sempre i soliti famosi 24 24 mesi, perché hanno due facciate: la facciata principale dove si dà risalto più all'immagine e la facciata secondaria dove si dà più risalto al giorno con lo spazio per scrivere, perché fondamentalmente un calendario è nato per prendere appunti, è un calendario giustamente. Il calendario, fatto in collaborazione con Rotograph, è disponibile in formato da tavolo e da parete. È venuto fuori, spero, è un bel prodotto, sia tecnicamente che da vedere, con le immagini che ci sono state fornite dai vari fotografi pesaresi, e abbiamo cercato di utilizzarle al meglio nel calendario, che poi il giudice più severo è il pubblico, quindi speriamo piaccia. Assessore, Pesaro 2024, capitale della cultura, mi sembra che essere presenti nel calendario Midor sia un'assonanza importante. Sì, assolutamente, il calendario Midor ormai è un appuntamento anche riconosciuto, riconoscibile del racconto delle bellezze della nostra provincia, in particolar modo in un giro negli anni, a partire da Fermignano, a partire da altre località strepitose tra le tante che abbiamo da raccontare nel nostro territorio provinciale, che saranno anche protagoniste nelle 50 settimane del racconto della capitale italiana della cultura. Ma ci piace questo omaggio, diciamo, nel 2024 alla città di Pesaro in particolar modo, e che abbiamo seguito dall'inizio, perché diciamo c'è stato un lavoro anche con la comunicazione dell'azienda nel filone di racconto, nella scelta delle immagini, che sono tanto bellissimi i luoghi, ma anche la resa fotografica delle immagini. Quindi crediamo che possa essere, tra i vari strumenti di comunicazione del 2024, non solo un bellissimo oggetto da tenere a casa, in negozio o in fabbrica, nell'attività, ma soprattutto anche un ulteriore veicolo di comunicazione della bellezza della città, della capitale italiana, perché è un calendario che tra l'altro normalmente va a ruba, ci risulta che sia così anche quest'anno, in decine di migliaia di copie, quindi veramente un collegamento di intenti che ci fa molto piacere.